Buongiorno, oggi è mercoledì ed è il 23 gennaio del 2019. Vorrei continuare su quella che è stata la meditazione di ieri, quei pochi minuti, per poter spiegare ancora un paio di cose, per quello che riusciamo a spiegare naturalmente, per quanto riguarda il non cercare di credere in quello che stai chiedendo, che stai pregando, ma semplicemente prega quello che credi in maniera semplice, in maniera naturale. Ora, ieri abbiamo letto qualcosa da Giovanni al capitolo 15, vorrei rileggere il versetto 7, dove Gesù dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ieri, parlando anche e leggendo alcuni messaggi che sono arrivati, sicuramente saltano fuori delle bellissime conclusioni. Infatti io incoraggio tutti voi che vedete questo video a scrivere i vostri commenti, le vostre valutazioni negative, positive naturalmente. È sempre bello poter leggere e da ogni messaggio sicuramente impariamo qualche cosa, io per primo. Quindi vi incoraggio in questo a rispondere a questi video. Ma c'è un principio fondamentale che vorrei esprimere qui, dal quale posso trarre qualcosa in Romani 12:3, dove dice: infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Ora Paolo ci dice qualcosa, ci rivela qualcosa di straordinario. Ogni essere umano nasce con la fede, e questa fede non è il prodotto della nostra cultura, il prodotto dei nostri studi o dei nostri sforzi, ma è un dono che viene dato da Dio. Ogni singolo essere umano, quindi non parla dei credenti, parla di ogni singolo essere umano, nasce con una misura di fede. Allora, la parola misura molto spesso è stata compresa male, perché Paolo non sta parlando del fatto che magari tu ne hai di più, io ne ho di meno e viceversa. Non parla di quella misura di fede, ma concettualmente sta scrivendo e comunicando che ogni essere umano nasce con la fede, quindi con una porzione di fede, a prescindere dalla quantità, eccetera, eccetera, che non è questo sicuramente l'argomento, anche se credo che Gesù, quando parlava di questo, era molto chiaro, cioè basta la fede quanto un granello di senape. Quindi non è mai un problema di quantità, ma in chi tu la riponi, ed è questo il concetto fondamentale. Quando noi preghiamo per qualcosa, quando noi stiamo chiedendo qualcosa, se noi realizziamo che ci dobbiamo sforzare per credere in quello che stiamo chiedendo, quello che stiamo chiedendo non è una cosa naturale, nel senso non viene in maniera naturale nella nostra vita. Perché Gesù ci assicura una cosa: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Gesù addirittura neanche pone la fede come requisito per poter ricevere, perché nel momento in cui noi dimoriamo in Lui e facciamo dimorare in noi le sue parole, che non è la Bibbia naturalmente, ma è tutto quello che lo Spirito Santo ci dà, è tutto quello con cui lo Spirito Santo ci ciba, e ciba il nostro cuore, ciba il nostro spirito. Nel momento in cui noi chiediamo qualcosa, sarà assolutamente naturale poter credere. Quando la fede è uno sforzo, cioè quando noi cerchiamo di sforzarci, ci sforziamo a credere in qualcosa che stiamo chiedendo, come si dice dalle nostre parti, levaci mano, cioè smettila di pregare. La cosa importante è che ogni richiesta possa essere il frutto e il risultato naturale di qualcosa che viene maturato all'interno del cuore. Questo è molto importante, perché la fede non è uno sforzo, la fede è un dono di Dio. E ogni volta che noi applichiamo il nostro sforzo per ricevere qualcosa da Dio, noi stiamo lavorando non sulla base della grazia o sulla base dei nostri sforzi. Ecco perché ieri facevo un'enfasi particolare sul fatto che è fondamentale per noi, per avere una fede naturale, fluida, che scorre in maniera semplice,
avere una rivelazione della grazia e dell'amore del Padre, perché in questo modo tutto quello che noi chiediamo lo riceviamo, nel senso che noi non chiederemo mai qualcosa che è contro la sua volontà, ma tutto quello che è in accordo alla sua volontà noi sappiamo che lui ce lo dà. Ora Giovanni ci insegna qualcosa di molto importante, dice è scritto in prima Giovanni 5,14, questa è la sicurezza che abbiamo davanti a lui, se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci ascolta, e se sappiamo che egli ci ascolta noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Quando noi chiediamo qualcosa, preghiamo per qualcosa, se la nostra fede non è naturale, se dobbiamo sforzarci, sono due motivi: o stiamo chiedendo qualcosa che non è in accordo alla volontà di Dio, o stiamo chiedendo qualcosa che in realtà ancora non è maturata dentro di noi e quindi noi non siamo pronti per poterla ricevere, non siamo pronti per chiederla, non abbiamo ancora compreso realmente il valore di quello che stiamo chiedendo. Quindi, per concludere, quando noi preghiamo per qualcosa, se ci rendiamo conto che la nostra fede è sforzata, smettiamo di pregare, rimaniamo ancora, dimoriamo in Lui, cerchiamo di lasciare che la sua rivelazione prenda spazio e si faccia spazio dentro il nostro cuore, affinché tutto quello che noi chiediamo possa essere con una fede naturale. Voglio dirti di più, quando una certa rivelazione della grazia, dell'amore di Dio e della sua volontà, che è buona, accettevole e perfetta, si fa spazio dentro il nostro cuore, molte delle cose che riceveremo neanche ci renderemo conto di averle chieste, arriveranno in maniera automatica. Perché? Perché è come se il nostro cuore letteralmente si allineasse con la volontà del Padre, e quindi tutto quello che il Padre ha preparato in realtà ha la possibilità di scendere fino a noi, di arrivare fino a noi. In realtà, parliamoci chiaro, la Bibbia dice che Dio ha già preparato tutte le cose di cui abbiamo bisogno, Dio ha già preparato le opere che Lui ha stabilito per la nostra vita, quindi in realtà non siamo noi che aspettiamo Lui, è Lui che aspetta noi. Quando la rivelazione della grazia, del suo amore, della sua buona, accettevole, perfetta volontà si concretizza sempre di più nel nostro cuore, noi letteralmente allineiamo la nostra vita, ed è come una serratura, come i cilindretti che si allineano, dove la chiave può essere inserita e può girare tranquillamente e aprire la serratura. Voglio incoraggiarvi con questo video a stare di più con Lui, ad ascoltare di più la sua voce, a sforzarti di meno, perché gli sforzi non servono a niente, e a lasciare che Lui possa operare in maniera semplice e in maniera naturale. Ricordati, la fede non è uno sforzo, la fede è un dono. Ciao.